Salve a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su The Devil in Me. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo davvero pochissimi, per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ebbene, signori miei, siamo qui di ritorno su questo gioco dopo che nell'ultimo episodio è successo veramente il delirio. E abbiamo perso Erin, abbiamo perso Charlie, che è diventato praticamente un marshmallow squagliato su un falò. E questa cosa mi ha fatto abbastanza girare le noci, ragazzi. Perché? Perché mi sono detta: possibile che anche in questo gioco sia così dannatamente semplice morire? Quindi, ragazzi, io sinceramente un pochettino di timore a continuare, vi dirò. Perché ogni volta, ogni scelta può rivelarsi davvero fatale, anche per motivi magari forse che uno non si aspetterebbe, no? Quindi io non so davvero cosa dire, ragazzi. Andiamo a riprendere da dove ci eravamo fermati e incrociamo le dita sperando che tutto possa andare per il meglio, anche se l'ottimismo non è di certo il mio forte, ragazzi. Esatto, questo è l'esatto momento in cui i ragazzi hanno visto bruciare praticamente il caro Charlie. E io vai. Potevo salvarlo. E ovviamente il caro ospite continua ad osservarci. Ammazza, raga, macchinario da poco, eh? Si direbbe. Oh. Ma sbaglio? Veniva da là. Se fosse Harry. No, no. È una trappola. È l'unica via d'uscita. Credo lo scopriremo presto. Ma perché l'audio sembra, cioè, come se stesse uscendo da una radio, tipo da un walkie-talkie o una roba del genere? Non lo so. Vabbè, comunque, a parte tutto, direi di non perdere troppo tempo, di andare avanti, cerchiamo una via d'uscita. Non vedo molte altre opzioni. Continuo a non capire perché l'audio si senta così, ragazzi, però... Vabbè, dettagli, l'importante è che almeno ci abbiamo i sottotitoli, quindi in caso ci dovesse sfuggire qualche dettaglio, ce l'abbiamo scritto là. Ne vediamo un po'. Allora, questo posto ha tutta l'aria di non essere assolutamente rassicurante. Ecco, cioè, te dà come quell'impressione di... può succedere qualsiasi cosa improvvisamente. Ok, andiamo. Che cazzo di posto è? Cioè, sono tipo dei sotterranei, cioè un piano interrato, abbandonato, che proprio deve dare l'aria di un posto che, per l'amore di Dio, sarebbe meglio lasciar perdere in due secondi, non lo so. Direi che inquietante è inquietante, per carità. Sì, sì, sì. Le docce, allora, i bagni solitamente non sono mai bei posti, eh? Lo dico con la mia lunga esperienza su giochi horror. Però... Terme Columbus. Ok, cioè c'era una spa. Sì, ripeto che non continuo a capire quest'audio, ma vabbè, ce ne faremo una ragione, dettagli, ma mi sa che non ci resta che scendere, ragazzi, ovviamente, quindi non perdiamo tempo, signori, andiamo, opla, andiamo. Oh, questo è un corpo e un altro manichino. Potrebbero esserci informazioni nascoste. Ecco, questo cos'è, per esempio? Jess Clark.
Stavo per dirlo, magari era tipo un muratore, qua dice capomastro cantiere addirittura, e dietro, insomma, è ripetuto il nome. Ok, ma quindi è un cadavere, questo è proprio un cadavere, non è, infatti non è un manichino. No, io non volevo prendere il tesserino, volevo riguardare il cadavere, giusto per rallegrarci un po' la giornata. Sinceramente non capisco se è uno di quei cosi o se è davvero un cadavere. Che fai, Mark? Qual è il problema, zio? Immagino che dovremo usare questa scala? Non lo so, però possiamo... No, forse no, non serve una ceppa, Mark. Dobbiamo salire di qua, infatti. Usiamo queste impalcature. E procediamo di qua. Mi chiedo dove ci porterà tutto sto posto, ragazzi. Op. Nient'altro di interessante. Diamoci una mossetta. Che è? Che c'è? Che c'è? Cristo cosa? Cos'è? Perché? Perché ha esclamato sta parola? Va bene, ok, lo darò per buono, guarda, anche questo, così a caso. Darò per buono l'audio che si sente in questo modo, darò per buono il fatto che questi esclamano parole a caso senza che ce ne sia un motivo valido. E darò per buono anche il resto. Questo foglio cosa dice? A tutto lo staff da Dottor Polley. Crollo soffitto nella sala caldaie. Salve a tutti. A causa delle infiltrazioni d'acqua della lavanderia, il soffitto della sala caldaie è crollato, causando gravi danni ai macchinari e compromettendo le riserve d'acqua. Considerate le circostanze, abbiamo preso la difficile decisione di chiudere le terme con effetto immediato fino alla conclusione dei lavori, che potrebbero richiedere mesi. Tutti gli ospiti sono stati avvisati ed è stato loro chiesto di lasciare le proprie stanze entro questa sera. Davvero ottimo. Lavori strutturali, riparazione caldaia, finiture, non possiamo permettercelo. Beh, allora è chiaro quello che è successo. Poi hanno lasciato questo posto al completo scatafascio, evidentemente. Chi c'era lì alla porta che stava giocando a nascondino, mi stava spiando le chiappette? Chi è? Ehi? Yuhu! D'accordo. Strano. Mi aspettavo uno spavento da un momento all'altro, però. Ma che, si può sapere che cazzo continui a guardare? Che mezz'ora che continui a guardare su? Che c'è? Che hai visto? La Madonna? Ti è comparsa la Madonna? Però, vabbè, dettagli. E tu come sei arrivato lì? Frate, come ci sei arrivata? Sei passato qua in mezzo? Ah, è passato qua in mezzo lui, perché lui è più furbo di noi, certo. Sì, farò andare bene anche il fatto che ogni tanto parlino in inglese a caso. Quindi ha detto ci deve... Dove cazzo vai? Devi andare di qua ancora, forza, forza. Ha detto ci deve essere qualcosa di utile da queste parti. Sì, sicuramente un infarto a breve. Però prima di andare di sopra c'è altro di qua. Vediamo. Sembrerebbe proprio di no. Per cui via, fammi passare. Andiamo. Whee! Con tutta l'allegria del mondo e il manichino. Si presenti subito alla lobby della reception. Perché sempre i manichini? Porca vacca, raga. Se non sono i ragni, sono i manichini. Se non sono i manichini, sono i ragni. Cioè, oddio, allora di qua si procede. Quindi aspettate un attimo. Fatemi prima guardare qua intorno, vedere se c'è altro di utile. Anche perché è dannatamente buio, non si vede una minchia. Però qua sembrerebbe nulla. Cosa? Cosa, il cartello? Per te dove porta? È a Monculo Beach, alla lobby, dove cazzo dovrebbe portare? Ecco. Io no. Provo ad aprire questa. Voi continuate a cercare un'uscita. Eccala. Ma allora, prima era di là e adesso è dietro. Dov'è? I misteri della fede. Quest'uomo possiede il dono dell'ubiquità. Perché prima era davanti a noi, adesso è tornato magicamente dietro di noi. Va bene, andiamo. Mark, dammi una mano. Ma sì, sfondiamola. Forse possiamo provare a passare da qui. Sicuramente. 3, 2, 1, via. E... No. No. Kate. Cos'è successo? Ti raggiungiamo, aspetta lì. Fate in fretta. Ah, che botta. Che botta. Davvero.
Davvero meraviglioso. Cosa? Questo non c'era nel copione io? Copione? Ovviamente poi loro si devono separare, quindi qualcuno deve rimanere sempre da solo inerme, no? Perché prenderli da soli è più semplice. Vero, mister amico della ceppa? È vero o no? Mannaggia la miseria, mannaggia. Ma Kate è rimasta da sola. Troviamo il modo per tornare da te. Certo, questo posto è un dannatissimo labirinto. Lo troveremo subito un modo per tornare. Porca loca. Grand Tendumet. Builder. Quindi, ma scusa. Quindi non è... Il tizio si era presentato come Grand Tendumet, quello che... O sbaglio? Quello che ci aveva invitato in questo posto. Quindi ha preso in prestito il nome di un'altra persona, mi sembra di capire. Probabilmente. O forse mi sto a confondere io. Perché è passato un po' dall'inizio del gioco, ragazzi. Però puzza tutto di merda. Tantissimo di merda. Allora, da qui siamo arrivati, quindi possiamo saltare le staccionate. Capisco, idroterapia. Ah, questo posto dovrebbe essere un posto piacevole. Sarà stato un posto piacevole in passato, ma chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Segreto trovato, cosa dice? Lettera di dimissioni scritta frettolosamente. Una lettera di dimissioni di un membro della squadra edile al capomastro. La ripoggio, ovviamente, nonostante io continui a tenere premuto R2. La fregnaccia tua, muoviti, riprendilo, dai. Fammi vedere. Jess, mi dimetto con effetto immediato. Quando leggerai questo messaggio, avrò già lasciato l'isola. Non venirmi a cercare, me ne vado. Ho chiuso. Monica. E avevamo letto, appunto, ragazzi, che parecchie persone che lavoravano in questo posto avevano, a quanto pare, deciso di andare via senza neanche dare spiegazioni. E che ovviamente è strano. Lasciami andare, bastardo! Io non... No! Ok, è chiaro che i manichini sono riproduzioni delle persone che ammazza, ragazzi. E tra l'altro è talmente sadico da registrare gli ultimi attimi di vita, evidentemente, e metterli nei suoi manichini. E ovviamente, voglio dire, le registrazioni, metterle. Quindi Laura Murphy, elettricista capo. Ovviamente il numero 180, ragazzi, e che poi è diventato 181 con la morte di Erin, è chiaro che indichi il numero di persone che sono morte in questo posto, perché lui ovviamente è talmente fiero del suo operato, deve ben far vedere quanta gente ha ammazzato. Un corvo. Oh, e il corvo se ne va. Lasciate in pace i corvi! Ok, siccome mi hanno fregato prima, che non hanno fatto lo spavento prima, ero sicura che non accadesse nulla neanche stavolta. Mark, sei tu. Mi hai fatto prendere un infarto, mannaggia te, mannaggia. Perché non mi stai incollata le chiappe? Magari ti potrebbe pure piacere, pezzo di merda. Devi stare vicino. Eccone un altro. Ok, che meraviglia. Poracci, regà, mamma mia, che cosa terribile, dai. Frank Hald qualcosa, ingegnere. Haldeman. Appunto, questi sono tutti quelli che se n'erano andati, tra virgolette, volontariamente. Sì, volontariamente per volontà di questo. Ok, un altro bello bolino. E la Madonna, vale 10 addirittura. Wow. Grande cosa. Allora, direi di andare di qua, ovviamente. Dov'è il nostro caro Mar che sta ficcanasando? Io intanto già mi sono persa, tra l'altro. Allora, di qua suppongo si possa salire. Per cui prima di andare di qua... Che fai, amico? Sei stato beccato! Non si sosta nudi in un corridoio pubblico. Che diamine.
Va bene, dopo aver assistito anche a questo meraviglioso spettacolo, direi di andare. Tanto lui continua a guardare, guarda e segue. Bastardo, maledetto. Resta vicina. Ovviamente. Resta vicina, lo dico io a te. Oddio, che è? Oddio, regà. Mamma mia, andiamo. Cazzo è successo? Quello che stavo pensando l'attimo prima che ciò accadesse era: uno di questi manichini prima o poi si muoverà. Però mi sono detta, non lo dico, perché non si sa mai se dovesse avverare. Porco zio, mi sono dovuta cacare addosso il secondo dopo. Cacci picchia. Ah. Monica Hart, coordinatrice logistica. Un'altra povera sfigata che ha avuto la sfortuna di capitare qua dentro. E tu sia maledetto. Mi hai fatto cacare di nuovo addosso. Bastardo che non sei altro. Sì, cerchiamo sto cazzo. Andiamo, su, muoviti. Cosa dobbiamo cercare? Sto posto è un dannato incubo. È infinito. Non finiscono mai sti corridoi. Quanto è grande. Oddio, raga, diventa sempre più buio. Io non ce la posso fare. Salta giù, sì, nell'oscurità. No, raga, non ce la posso fare. Diventa sempre più buio. Accidenti. Mark, ma perché non vai avanti tu, dico io? Fai andare avanti una ragazza? No point just standing around. Ok, sì, qualsiasi cosa abbia detto non l'ho capita, purtroppo. Standing around, ha detto una roba del genere. Ok, ci deve essere un passaggio. Sì, passaggio dove? Ok, un misero obolo che valeva uno. Un passaggio, bravo a chi lo trova, Mark. Non posso passare qua, certo che posso, ovvio. Anche perché non vedo una minchia, continuo a ripetere, perché è sempre più dannatamente buio. Accidenti. Se salgo di qua, ritorno da dove siamo saltati giù, immagino. O forse no. Forse no. Ok. Attimo. Proviamoci. Non t'azzardare a cadere. Sì, dai, continua a ripetere sempre la stessa cosa. Cosa dovrai mai trovare di utile qua intorno, Jamie? Cosa dici? Allora, posso arrivare fin lì? Oh, ah, no. Posso scendere direttamente. Ok. Poi posso salire di qua, immagino. E certo. Mark, sei ancora qui, vero? Non è che te ne sei andato e mi hai lasciato qui per sempre. E qua. Cos'era quel rumore orribile? Non penso di volerlo sapere davvero. Quindi. Keep looking around. Ancora. Abbiamo già cercato, Mark. Ci siamo. Forza, dammi una mano qui. Attento a non mollare. Ma facciamolo un po' di casino. Tanto chi se n'è. Altri corridoi. Altri corridoi della ceppa. Ah, madonna che odio, regà. Madonna che odio. Non so quanto ancora reggerò, Dai. Passiamo di qua. Non t'azzardare a fare un movimento te, perché era una volta buona che, regà, veramente tiro giù un santo, Ok. Cosa mai ci aspetterà dall'altra parte? Non vedo l'ora di scoprirlo. (Ride)
Perché davvero, ragazzi, mi aspetto di tutto da un momento all'altro. Direi, e già sto posto non mi piace per niente. Silenzio. No! Monica! No, ti prego, no, silenzio! Ti prego! No, vabbè, raga, dai. Ma che cazzo è? Davvero lo vogliamo premere? Premiamolo. Merda! Immaginatevi la scena dal vivo, la scena reale. Che è tutto così meraviglioso. Ok, ah, il passepartout. Il passepartout della spa. Bene, il punto è trovare porte che non siano sbarrate, che si possano aprire semplicemente con la serratura. C'è altro di qua? No. Mark? Ah, sei qua. Sempre pare che devo impanicare. D'accordo, facciamo finta che nulla sia successo. Tutto assolutamente normale. Procediamo, eh? Ovviamente la porta adesso è chiusa, ma... noi abbiamo questo. Tac e tac, tac e tac, ed ecco fatto. Ce l'abbiamo fatta, siamo fuori. Ah, siamo tornati nella sala principale, ma... Kate! Dov'è Kate adesso? Non mi dici che se n'è andata per i fattacci suoi. Che c'è qua? Ah. Ok. Un bell'obolo che vale 5. Continua ad essere assolutamente dappertutto quest'uomo. Comincio a credere davvero che abbia qualche tratto genetico in comune con... non lo so. Bene, allora qua si può procedere. Io credo che non ci sia altro da esaminare, perché dall'altra parte è tutto chiuso, quindi... Mark, qui. Spostiamo il tavolo. Sì. Ehi. Mark! Jamie! Qui. Kate. Stiamo bene. Stiamo bene. Grazie a Dio. Beh, meno male. C'è una chiave. Andiamocene. Ma la separazione fra di loro a questo punto a cosa è servita? A un cazzo. Ho capito, frate, però potresti anche fare qualcosa. Sì, è della musica. È un po' anomalo che si stia riproducendo della musica, però... piccoli dettagli. E il numero si è aggiornato. Perché, signori? Perché il nostro povero Charlie ci ha lasciato. La canzone di Erin. Trova Erin. Allora non è chiaro che la poveraccia è morta. No, vabbè, loro che ne sanno. Mica hanno assistito alla scena. Basta con queste stronzate. Che diavolo succede? Dumet aveva proposto a Charlie una fedele esperienza in stile H.H. Holmes. Purtroppo mi sa che fa sul serio. Pareti mobili, trappole, trucchi. Tutto esattamente come Holmes. Ma perché? Perché lo fa? Holmes perché lo faceva? Perché i killer su cui indaghiamo commettono crimini? Infanzia, traumi, sono matti. Non è quello. Sai cosa intendo? Ora troviamo... Ok. Oh. Shh. Ah, abbiamo finalmente la fortuna di incontrare il nostro ospite. Lui dov'è? È sparito. Non so, proviamo a cercarlo. È passato di qui un attimo fa. È sangue quello? Ehi. Sembrerebbe proprio di Venite. Sì. Io ho paura che faranno una scoperta davvero poco piacevole a momenti. Il sangue detta questo, chiaramente. Porca troia. Ma è... Non sappiamo chi sia. Io guardo la porta. Cosa, voi cercate cosa in giro. Potrà mai essere?
Succo di lampone freschissimo. Ma che accidenti è? Succo di lampone freschissimo, te lo sto dicendo. Cosa cazzo altro vuoi che sia? Cos'è quella roba là sopra? Vabbè, non voglio indagare di più, guarda. A parte che qua non mi trova manco un indizio. E quindi... Altro sangue. Oh, che puzza. Mio Dio. Tra l'altro è attaccato a un qualcosa di vivo. Non vorrei dire, ma sto coso sta funzionando. Quindi... probabilmente è attaccato a qualcosa di... che ancora forse sopravvive. Ma a parte la puzza, io non avrei tanta voglia di andare a guardare qua dietro, se proprio la vogliamo dire tutta. Niente regà, perché dobbiamo fare questo? Questo è su. Ecco qua. Mo lo stavo a dì. Merda. Mo lo stavo a dì. Purtroppo temo che qua dietro ci sia quello che... che sappiamo, ragazzi. Pronti? No, mai abbastanza. Oh. Qui! Trovata! Io non guarderei se fossi in te. Non lo fare, no, non lo fare. No, 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 no. No, ragazzi. Jamie, no, aspetta. Dai. Ma tipo... lanciare un qualche urlo. Qualche grido di disperazione. Ma che diavolo le ha fatto? Mi dispiace tanto. Non mi toccare. Ora non fare finta che ti importi di me. Ora pensiamo a come andarcene da qui. Litigherete più tardi. Ci serve un piano. Fanculo i giochetti e le altre stronzate. Pensate a tutti gli altri assassini. Ognuno aveva un punto debole. Vorresti invitarlo per un tè e psicanalizzarlo? Dico solo di usare la testa. Fate le vostre ipotesi. Ma se moriamo qui, sarà inutile. Non voglio giocare, voglio sopravvivere. Per sopravvivere devi giocare al detective. Non possiamo vincere al suo gioco. Serve usare l'astuzia. Vuole eliminarci uno alla volta. Dobbiamo restare uniti. Un attimo. Forse ci sta ascoltando. Ma dai. Dove andiamo? Torniamo al traghetto. È partito, ricordi? Segui un cavo, forse si recupera. I forse non bastano. Andiamo al faro. Potremmo inviare un SOS. La polizia pattuglia il lago con le barche, giusto? Fino a qui, dici? I fari sono visibili per chilometri. Tu stai filmando? La truppa ha deciso di radunarsi al faro, ok. Senza prove nessuno ci crederà. Vuoi che lo riprenda mentre cerca di ammazzarci? E i cadaveri, per la polizia. Sentito? I muri si spostano di nuovo. Kate, aspetta, restiamo vicini. Ecco, l'ho appena Guarda. Detto. Non Kate, ci dividiamo, restiamo un uniti. Attimo. Ecco fatto. Mark! Teste di cazzo, regà, però, dai. A posto. Jamie! Ehi, no, no, no! Andiamo proprio bene, guarda. Le premesse sono meravigliose. A cazzo. Ok,
Oddio! Che diavolo? What the fuck? Oh! Okay. Sì! Mamma mia, oh! Allora, ragazzi, sono abbastanza perplessa. Siamo in un posto ancora, in questo caso scantinato è stato chiamato, tanto per cambiare. Allora, ragazzi, la scena di Erin è stata, devo dire, raccapricciante. Quello che mi ha lasciato perplessa è perché non fare avere delle molto probabili reazioni umane ai suoi compagni quando l'hanno vista, ragazzi. Cioè, di fronte a una scena del genere, cioè quella poveraccia era a cuore di fuori, praticamente, ancora viva, più o meno, di regola, probabilmente si rendeva anche conto di quello che stava succedendo, ma dico che i suoi compagni, vedendo una scena del genere, cioè, raga, come minimo magari un paio di urli li potevano cacciare, cioè glieli potevano far cacciare, non capisco perché questa freddezza incredibile, cioè magari sentirsi male, ci sono persone che per lo shock vomitano, per dire, cioè rendere le reazioni un pochettino più umane, qua sembra veramente, raga, sembrano veramente, mo ci vuole dei manichini che vanno in giro, ah oddio sì, me ne vado, ho visto sta scena, quello che posso fare è andarmene, ma finisce lì, cioè io... Perché poi io cerco sempre, ragazzi, di mettermi in certe situazioni, no? Io cerco di immaginare me in determinate situazioni, cioè quelle che gioco. E in una situazione del genere, probabilmente, o mi prendeva un infarto, o svenivo, o comunque un minimo, regà, un minimo di pianto, di shock, un minimo di urla, cazzarola, li avrei cacciati. Cioè, dai. Non lo so, sinceramente non lo so. Sono perplessa per adesso. Non so sinceramente quanto manchi alla fine, effettivamente, forse mancherà ancora un po'. Il problema è che presto penso che appunto ci ritroveremo a dover affrontare ulteriori scelte riguardo, che riguarderanno appunto la vita o la morte dei restanti personaggi, perché ormai Charlie è andato, Erin è andata, quindi ci restano soltanto loro. Quello che mi fa incazzare è che poi, come al solito nei film, come nei soliti film horror, non ci dobbiamo dividere, restiamo uniti. La prima cosa che fanno, si separano, e quindi giustamente il tizio, che è molto furbo, li ha separati definitivamente, quindi mo, regà, ciaone proprio, ciaone. Non so, ragazzi, vabbè, ovviamente aspetto i vostri pareri qua sotto in commento, fatemi sapere che cosa ne pensate. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, e un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!